perde la vita dopo un tuffo nel lago Gibesi, il corpo di un quarantenne recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Disordini dopo Acragas Profavara, altri due arresti, segnalato un giovane. Maltratta e minaccia la madre, nei guai una donna di Grotte. Caltanissetta, aria di festa nel fine settimana con musica e buon cibo. Venerdì sera, dopo le polemiche, Paolo Belli in piazza. Sport, calcio, prima categoria, il Real Suttano punta in alto, festeggiati 20 anni di attività. Si è dovuto attendere la notte tra mercoledì e giovedì per avere la triste e definitiva conferma della morte di Alin Marian Balan, il rumeno di 42 anni disperso nel lago Gibesi. Era molto tardi quando i sommozzatori dei vigili del fuoco arrivati da Palermo insieme ai colleghi del comando di Agrigento sono riusciti a individuare il corpo dello sfortunato 42enne che viveva a Campobello di Licata. Che non ci fossero speranze di ritrovare in vita il rumeno di 42 anni si era già capito nel pomeriggio di mercoledì, dopo che l'uomo si era immerso nelle acque del lago che si trova nella zona tra Naro e Ravanusa. Balan si era lanciato in acqua per un bagno dopo aver pranzato e trascorso un po' di tempo con familiari e amici nel corso di una scampagnata. Un momento di gioia e allegria divenuto tragedia subito dopo. L'uomo è infatti improvvisamente andato a fondo per non riemergere più. L'allarme era scattato rapidamente e sul posto erano arrivati, oltre ai vigili del fuoco, anche un'ambulanza del 118 insieme all'elisoccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta insieme ai carabinieri. Ma non c'è stato nulla da fare. Gli investigatori dell'arma hanno solo potuto raccogliere le dichiarazioni dei testimoni presenti sul posto per ricostruire quanto accaduto. Ancora strascichi giudiziari dopo i tafferugli di Acragas Profavara di domenica scorsa, quando due poliziotti rimasero feriti dopo la sassaiola scatenata dai tifosi agrigentini. Altri due supporters biancazzurri sono stati arrestati dai poliziotti delle Volanti e della Digos di Agrigento e un minorenne è stato denunciato a piede libero. Per quanto riguarda i maggiorenni arrestati con applicazione degli arresti domiciliari, si tratta di un 32enne che deve rispondere di violenza, resistenza, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e anche di lesioni aggravate, in quanto è considerato uno dei partecipanti alla sassaiola. Il secondo, un uomo di 39 anni, è stato accusato invece di non aver rispettato un DASPO disposto in passato dal questore di Agrigento e quindi non avrebbe dovuto essere presente all'Esseneto domenica scorsa. Ma c'è stato, e questa volta si tratta di un ragazzo di 17 anni, anche un altro denunciato. Il giovane, che era a volto coperto, è stato accusato di avere partecipato ai tumulti pur non avendo lanciato oggetti contro le forze dell'ordine. Proprio non le andava a genio l'uomo che la madre frequentava, tanto da arrivare a minacciarla e maltrattarla in maniera pesante. Una situazione molto difficile quella che, secondo una prima ricostruzione, la persona offesa, una donna di 57 anni di Grotte, piccolo centro in provincia di Agrigento, ha dovuto affrontare nell'ultimo mese, finché non è più riuscita a sostenerla, decidendo di denunciare tutto ai carabinieri. In base agli elementi raccolti dagli investigatori dell'arma che hanno avviato le procedure del codice rosso per proteggere le vittime di violenza, si sarebbero verificati episodi ripetuti di maltrattamenti, oltre alle minacce. Un quadro indiziario che è costato alla figlia della persona offesa, un'impiegata di 27 anni, la denuncia a piede libero per maltrattamenti e minacce. Ora si attende che la procura di Agrigento chiuda l'indagine e decida se esercitare l'azione penale e portare le carte davanti ai giudici o archiviare. Nella settimana dal 22 al 28 agosto si è registrato un calo dei nuovi contagi da Covid-19 in Sicilia, con un'incidenza pari a 10.747 casi, e sono diminuiti anche i ricoveri in ospedale.
Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Siracusa, Trapani e Agrigento. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle tra i 70 e i 79 anni e tra i 60 e i 69 anni. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella settimana che va dal 24 al 30 agosto, il 26,33% di persone nella fascia tra i 5 e gli 11 anni sono state vaccinate con almeno una dose. Hanno completato il ciclo primario 69.812 bambini. Gli over 12 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,72%, mentre la percentuale di quanti hanno completato il ciclo primario è pari all'89,40%. I vaccinati con terza dose sono 2.760.768, pari al 72,29% degli aventi diritto in Sicilia. Dal 1 marzo è iniziata la somministrazione della quarta dose nei ragazzi con più di 12 anni con marcata compromissione della risposta immunitaria e che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con tre dosi da almeno 120 giorni. Dal 13 luglio la vaccinazione in quarta dose è stata estesa agli over 60 anni e alle persone ad elevata fragilità over 12, purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo, secondo la data del test diagnostico positivo. Dal 1 marzo sono state effettuate complessivamente 100.925 somministrazioni di quarta dose, di cui 46.939 a persone con più di 80 anni. In Corso Umberto I cominciano già i preparativi per l'allestimento degli stand che ospiteranno la 7ª edizione del Sicily Food Fest, la manifestazione che accompagnerà insieme alla 2ª edizione del Mari Crio Music Fest in Isseni nel primo weekend di settembre. Si preannunciano 3 giornate dal 2 al 4 settembre all'insegna della musica ma anche del buon cibo con le tipicità del territorio, i prodotti tradizionali della gastronomia siciliana, street food e birre artigianali, pensando anche alle pietanze senza glutine. Gli stand enogastronomici in Corso Umberto I apriranno alle ore 18 ogni giorno e oltre alle degustazioni e show cooking si prevedono anche nell'atrio del municipio laboratori del gusto della condotta Slow Food Caltanissetta, un incontro dell'associazione We Start e seminari curati dal primo parco mondiale dello stile di vita mediterraneo. Gli eventi si svilupperanno in centro storico principalmente tra Corso Umberto I e Piazza Garibaldi, ma si prevedono anche visite al Museo Averna e l'accesso all'Abbazia di Santo Spirito. Già dal tardo pomeriggio comincerà la musica con i DJ set e poi le esibizioni dei diversi artisti alle 21.30. Confermata dopo le polemiche dei giorni scorsi che si sono concluse a seguito delle parole scritte dallo stesso artista, l'esibizione di Paolo Belli, che salirà sul palco in Piazza Garibaldi accompagnato dai 12 elementi dell'orchestra il 2 settembre. Per la seconda serata del 3 settembre si prevede l'esibizione di Gero Riggio e degli Swing Growers e DJ set. La manifestazione si concluderà poi il 4 settembre con le teste di Ozak e DJ set. Giovedì 1 settembre alle ore 21 su TFN, nuovo appuntamento con Antologia Reporter dal titolo Luigi Leonardi, una vita per la fotografia. Vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Cinquant'anni di click per raccontare la città attraverso le immagini. Il lavoro certosino di Luigi Leonardi, fotoreporter di lungo corso a Reporter. Leonardi aveva 14 anni quando si è avvicinato per la prima volta all'affascinante mondo della fotografia. Una vita trascorsa tra rullini, camere oscure, negativi, flash e pulsanti di scatto. Un mestiere tramandato da padre in figlio. Oggi Vincenzo è sulle sue orme. Thank you.
Il calcio come veicolo sociale, come segno di rivalsa e di riscatto di un intero territorio. Tutto questo è il Real Sutano per Resuttano, la più longeva realtà sportiva locale. Per Resuttano lo scorso 8 agosto ha festeggiato i 20 anni di attività, dei quali gli ultimi 10 in prima categoria. Mai nessun'altra squadra locale ci era riuscita in passato. In questi 10 anni di prima categoria, il Real Sutano in due occasioni ha disputato i playoff. Nel 2016 addirittura arrivò in finale, perdendo con il Serra di Falco e mancando così il sogno promozione. L'anno scorso la squadra è arrivata sesta, sfiorando gli sfareggi promozioni. In estate la società ha riconfermato allenatore Gianfilippo Di Matteo e tutti i protagonisti della scorsa stagione. Gli Sciacca, Tomaselli, Passaro, Lauricella, tutti ex Nissa, sono rimasti alla corte del Real Sutano. Sono arrivati poi il portiere Noto e il centrocampista Caronia, altri ex due Nissa, e Intrivici. E sono rientrati Caponetto e Polizzi. Una rosa competitiva per un Real Sutano che aspira ad un buon campionato. Anche la società si è rafforzata con l'arrivo nei quadri sociali dell'ex presidente della Nissa, Arialdo Giammusso. Resuttano che presto avrà anche un nuovo campo in erba sintetica. Il progetto già esecutivo è stato approvato e il comune ha acceso pure un mutuo da 1.500.000 euro. Entro un anno il campo dovrebbe essere già fatto e a disposizione del Real Suttano, un Real Suttano che così segna nel calcio grandi obiettivi. Mi hanno convinto ad inserirmi in questo gruppo. Sono venuto qui, ho potuto notare l'affiatamento che esiste, una dirigenza meravigliosa formata da gente, da persone per bene, persone che vedono il calcio come si faceva una volta, il calcio nel quale i valori personali sovrastano quello che è l'aspetto agonistico e quello che sono gli interessi che girano attorno al calcio. In questa piccola cittadina ho notato l'attaccamento della gente, l'attaccamento dell'amministrazione comunale che è vicina alla squadra, a questa squadra di calcio. Qui io voglio portare la mia esperienza, voglio portare il mio entusiasmo e voglio divertirmi insieme a loro, senza pressioni, senza il patema di vincere per forza la partita, quella di divertirci e tirare le somme a fine campionato. Io penso che con gli obiettivi che abbiamo, con la buona squadra che stiamo allestendo, diremo la nostra in questo campionato e faremo tanto bene, faremo parlare del Real Sutano come squadra che sta facendo bene, che è squadra emergente nel campionato di prima categoria. Resuttano è stata una sorpresa anche per me. Io era più di un anno che ero fermo e i ragazzi, nelle vesti del direttore, del capitano, sono venuti a cercarmi e devo dire che mi ha fatto un gran piacere la loro voglia di fare bene. È quello che mi ha colpito e onestamente in questi 6 mesi che sono con loro ho visto che hanno veramente voglia di migliorarsi e crescere. Devo dire che è una piazza che può fare grandi cose, soprattutto per la passione che mette questa comunità nel calcio. Siamo ambiziosi, vogliamo fare bene. Diciamo che ancora col direttore si sta lavorando a 360 gradi, manca qualcosina. Il direttore sta lavorando per colmare questo gap, sicuramente. Però sì, abbiamo una bella squadra: Caronia, Tomaselli, Sciacca, Passero, Noto, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo cercando di fare bene. La società, ripeto, ci sta mettendo in condizione. C'è uno staff tecnico preparato, c'è una società preparata. Vediamo quello che viene. Noi non ci poniamo limiti. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebimeteo. Nella giornata di giovedì 1 settembre la pressione atmosferica sull'Italia tenderà a cedere ulteriormente, favorendo il passaggio di un impulso instabile che interesserà anche le regioni del centro-sud Italia. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che vede come inizio giornata molte nuvole insisteranno anche sulle regioni del nord, ma poi sarà soprattutto al centro-sud che questo passaggio instabile coinvolgerà appunto le regioni centro-meridionali, portando piogge e temporali a carattere sparso. Dallo zoom delle precipitazioni notiamo infatti come gran parte dei fenomeni saranno concentrati sui settori adriatici del centro-sud, ma coinvolgeranno in parte anche i versanti tirrenici. Vediamo dunque il tempo atteso nel corso di giovedì sull'Italia. Avremo un inizio giornata nuvoloso sulla Val Padana, ma con la tendenza poi a qualche schiarita e clima un po' più asciutto, anche se poi dal pomeriggio in serata si formeranno nuove acquazzoni e temporali sparsi, mentre il tempo al centro-sud, come dicevo prima, sarà molto più instabile,
con acquazzoni temporali sparse sin dalla mattinata, in movimento dai versanti tirrenici, soprattutto fin verso quelli adriatici. Sulle isole maggiori invece il tempo sarà migliore, temperature che tenderanno un po' a calare al centro-sud, ma per maggiori dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità. Farmacie di turno, Caltanissetta, servizio diurno, Marrocco, via Rosso di San Secondo. Servizio notturno, Marrocco, via Rosso di San Secondo.